Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì, puntata diciamo jolly, che io mi riservo insomma di tenere per argomenti vari sul mondo degli scacchi. Siccome ho deciso di programmare i miei video il martedì sulla tattica, sui finali, sugli esercizi e il mercoledì sulle aperture, il venerdì lo lascio libero, insomma, per parlare di curiosità, grandi maestri del passato, tornei del passato, argomenti vari inerenti al mondo degli scacchi. Per questi, da questo venerdì fino ai prossimi 2 venerdì, quindi per 3 venerdì consecutivi, entreremo nel mondo femminile degli scacchi. Parlerò di 3 scacchiste famose, ma non tanto famose. Il mondo degli scacchi, insomma, è un mondo prettamente maschile. Le donne non hanno mai avuto un grosso risalto, a parte Judith Polgar negli anni 90, che era riuscita ad arrivare nei primi 10 al mondo assoluti, se la giocava con i più forti maschi del pianeta. Poi abbiamo avuto Vera Menchik degli anni 30, che ha giocato anche contro Aliekin, contro Capablanca, comunque i giocatori, i più forti giocatori della loro epoca. Però il mondo femminile dello scacchismo è costellato anche di personaggi meno conosciuti, ma che hanno lasciato un'impronta anche da un punto di vista estetico, da un punto di vista artistico, insomma, 3 scacchiste in particolare, no? Volevo trattare. La prima, quella che tratterò oggi, è la scacchista tedesca degli anni 30, Sonja Graf. Sonja Graf, personaggio molto interessante. Poi nei prossimi video parlerò dell'italiana Clarice Benini, che è stata la più forte giocatrice italiana dagli anni 30 fino agli anni 50. E poi nell'ultimo video parlerò di Lisa Lane, la più forte giocatrice americana contemporanea di Bobby Fischer. Era considerata il Bobby Fischer al femminile, ma non era tra le più forti della sua epoca, era la più forte negli Stati Uniti, ma lì c'è proprio una storia più che altro pubblicitaria e mediatica su questa Lisa Lane. Sonja Graf, che dire di questa ragazza? Nasce a Monaco di Baviera nel 1908, i suoi genitori sono tedeschi, rientrati dalla Russia perché il Kaiser, prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, aveva concesso allo zar 1 milione di lavoratori da andare ad usare nelle coltivazioni, nelle steppe del Kazakistan. E tra questi c'erano anche i genitori di Sonia. Andarono a vivere presso la zona del Volga, quindi nel sud della Russia, nei pressi di Astrakhan, quelle parti lì, Voronezh, non so se qualcuno conosce i posti, e suo padre era un prelato, era un parroco, adesso non so, non credo fosse ortodosso, però era comunque un religioso, che intorno al 1900 tornò in Germania. Si stabilì a Monaco di Baviera, dove poi nacque Sonia. Sonia, già da adolescente, dava segni di ribellione. Era una ragazzina anticonformista, vide gli scacchi in un caffè di Monaco, vide giocare a scacchi, cominciò a giocare a scacchi, si iscrisse nel circolo di Monaco, dove c'era Sigbert Tarrasch e lei divenne un'allieva di Sigbert Tarrasch. Fu una praticamente delle poche
ragazze tedesche che giocava nei caffè di Monaco, è diventata subito molto famosa. Ragazza un po' sfortunata perché il padre comunque era un padre molto severo, religioso, manesco, le impediva insomma di emanciparsi, tutto quanto. Lei invece era una ragazza molto aperta, molto istrionica, molto artistica. Poi più avanti nell'età ha cominciato a viaggiare, insomma, compiuta la maggiore età, ha cominciato a spostarsi, ha viaggiato tutta l'Europa. Aveva un modo di vestirsi molto anticonformista, giacca e cravatta come i maschi, capelli molto corti, infatti uno a stento poteva scambiarla per un maschietto. Aveva questo atteggiamento naif, problema che poi negli anni 30 arrivò il nazionalsocialismo in Germania e lei, siccome era un personaggio un po' anticonformista, non ce la faceva a conformarsi un po' alle dottrine un po' così antimoderniste, scusate, antimoderniste del nazionalsocialismo, che vedeva nella donna la custode del focolare domestico, mamma contadina, allevatrice di figli. Insomma, queste donne bionde con le treccine, no? Vestite un po' così, con queste camicette bianche, queste gonnelline nere, insomma. Non c'era spazio per la donna un po' così trasgressiva, un po' fuori dagli schemi. Infatti, lei ebbe subito a scontrarsi con queste ideologie, no? Quindi per stare il più lontano possibile dalla Germania non è che le avessero tolto il passaporto, no? Lei aveva il passaporto tedesco, quindi era una cittadina del Reich come tutti gli altri, solo che cercava di viaggiare il più possibile per non rimanere troppo in Germania. E partecipò sotto la bandiera tedesca ad alcune manifestazioni internazionali, poi nel 1938, quando si svolsero le Olimpiadi di Buenos Aires, no, nel 39, si svolsero le Olimpiadi degli Scacchi di Buenos Aires in Argentina. Lei dovette partire con la nazionale, ma ad un certo punto ci furono dei disguidi con la federazione tedesca, per cui mi sembra che alcuni gerarchi del regime avessero vietato a lei di partecipare sotto la bandiera tedesca per la sua antipatia verso il governo. E quindi le dissero: se vuoi partecipare alle Olimpiadi di Buenos Aires, puoi farlo, ma non puoi farlo con la bandiera tedesca, lo fai con la bandiera dell'Apolide. Quindi ha giocato le Olimpiadi di Buenos Aires nella squadra, diciamo, dei senza nazione. Poi scoppiò la seconda guerra mondiale, proprio mentre si svolgevano le Olimpiadi di Buenos Aires, e lei, assieme a molti europei, soprattutto quelli di origine ebraica, chiaramente polacchi, ungheresi, anche tedeschi di origine ebraica, rimasero in Argentina per paura di ripercussioni, come Miguel Neidorf, ad esempio. Mentre lei, che poteva benissimo tornare in Germania, decise per solidarietà di rimanere in Argentina, assieme anche ad altri membri della nazionale della Germania, perché c'era molta solidarietà tra scacchisti, anche se stava per scoppiare la guerra, c'erano rivalità tra gli inglesi, tedeschi, americani, insomma, c'erano tutte queste rivalità, però negli scacchi si è mantenuto sempre un certo livello di sportività. Sonia poi da Buenos Aires si trasferirà negli Stati Uniti, in California, dove poi sposerà e diventerà anche per 2 volte campionessa degli Stati Uniti. Che dire di questa Sonia? Sonia, veramente anticonformista, giocò 2 match per il campionato del mondo femminile negli anni 30 contro Vera Mencik, ma venne asfaltata tutte e 2 le volte perché Vera Mencik era una sorta di mostro, nel senso che non era
una donna, cioè era un carro armato, sia da un punto di vista scacchistico che dal punto di vista estetico, perché proprio era bella robusta, una ragazza molto tosta, no? Dimostrava un po' di più degli anni che aveva. Purtroppo anche Veramente fece un, no, Veramente fece proprio una brutta fine, perché andò a vivere in Inghilterra, a Londra, e una bomba caduta da un aereo tedesco piombò casualmente sulla sua abitazione, dove morì lei con tutta la sua famiglia. Questa è stata una disgrazia. Comunque Veramente era molto più forte di Sonia Graf, però Sonia Graf portava nell'ambiente scacchistico una sorta di tocco artistico, era molto naif, molto in questo atteggiamento un po' sempre con la sigaretta in bocca, era una accanita fumatrice, insomma, ricordava un po' Marlene Dietrich, no? Una Marlene Dietrich un po' maschietta, se si può dire. E non ha avuto poi questi risultati brillanti negli scacchi, a livello femminile sicuramente, ma contro i maschi più forti dell'epoca, insomma, non è che avesse avuto possibilità di mettersi in mossa, tranne che in una volta, cioè nella partita che andremo a vedere oggi. Nel 1937 a Praga incontrerà Paul Keres, che all'epoca era considerato, dopo Aliekhin, il più forte, talentuoso giocatore del mondo. Aliekhin, Capablanca, Keres dagli anni 30, fine anni 30, inizio 40, sarà considerato uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, uno di quei giocatori che non diventerà mai campione del mondo, però in modo sfortunato. Ok, i muratori stanno cominciando con i loro trapani, chiaramente, mentre faccio i miei video, perché, vabbè, sopporteremo. Prima o poi io spero che per l'inizio del nuovo millennio, non del nuovo anno, neanche nel nuovo decennio, neanche nel nuovo secolo, ma nel nuovo millennio abbiano finito di fare questi lavori. Comunque, andiamo a vedere questa partita, perché Sonia Graf affronta uno dei più forti giocatori dell'epoca. E all'epoca le donne erano viste un po' così, in modo simpatico, come delle mascotte. Vuol dire, ma sì, giocate a scacchi, però insomma, i duri siamo noi maschi, voi fate solo da contorno. Giocate i vostri tornei femminili, questi tornei tra femminucce, ma appena giocate contro di noi sono sberle. E quindi c'era proprio questa cosa: da una parte il paternalismo e quasi insomma, la bonarietà dei maschi verso le donne, che poverine giocavano a scacchi in maniera in condizioni di inferiorità. Dall'altra, però, un maschio non poteva permettersi di perdere con una donna all'epoca, perché sarebbe stato deriso da tutti. Ok, comunque Keres accetta questa sfida, questa partita contro Sonia, pensando ovviamente di avere la meglio. Chiaramente Sonia ha i pezzi bianchi, Paul Keres ha i pezzi neri. Anche Keres è stato molto sfortunato, perché lui, comunque, essendo baltico, estone, durante poi la Seconda Guerra Mondiale vi fu l'invasione tedesca. Le regioni baltiche erano più assimilabili all'Europa e alla Germania storicamente, comunque soprattutto alla Lituania, che è sempre stata prussiana e quindi ha avuto sempre una cultura tedesca rispetto a quella sovietica russa. Quindi Keres, quando poi divenne sovietico, è stato un po' boicottato, essendo baltico, e quindi anche lui ha avuto un po' di problemi. Comunque, andiamo a vedere questa partita. Sonia Graf col bianco gioca d4. Sonia amava aprire di donna, amava giocare il gambetto di donna, quindi anche qui Queen's Gambit un po' ritorna. Lei era veramente una Queen's Gambit all'epoca, perché era non solo una scacchista, non solo era molto bella, non solo era trasgressiva e fumatrice, insomma, un po' non dico viziosa, ma insomma, artista, no? Quindi proprio come la protagonista di Queen's Gambit, che beveva, fumava, insomma, e giocava bene a scacchi. No? Personaggio molto simile. Keres risponde E6. Perché Keres gioca E6? Allora, per vari motivi. Primo, siccome ha visto che Sonia gioca D4, ha detto, una ragazza, magari se si vede giocare
E sei, magari non sa se continuare con la francese o continuare con il classico piano. Un po' una mossa che vuole destabilizzare la preparazione, no? Vuole un po' interrogare, no? Questa ragazza e dire: ma a teoria come sei messa? Ora Sonia, per non saperne leggere né scrivere, giocaci 4, perché vuole installare una partita di donna, quindi invitare il nero a fare d5. Entrare in un ortodosso. Cosa fa Paul Keres? Vescovo B4 scacco. Interessante. Questa si chiama difesa del canguro. Adesso vi metterete a ridere, si chiama Kangaroo's Defense. È una difesa secondaria, in realtà non è altro che una indiana di Bogoliubov, detta anche Bogo indiana. Anticipata, perché la Bogo indiana si gioca prima cavallo F3, cavallo F6 e dopo scacco di vescovo. Invece qui è tutto anticipato di una mossa, si dà scacco di vescovo. Ora, questa mossa è giocata tuttora, anche oggi, ad esempio Anish Giri è un esperto di questa difesa Kangaroo. Non è proprio una difesa da polli arrosto, no? Cioè, si gioca anche a livelli top. All'epoca veniva giocata per sorprendere gli avversari, soprattutto una ragazza, perché qui Keres voleva un po' capire se Sonia avesse giocato tipo il vescovo, la copertura di cavallo in C3 o in D2, voleva un po' confonderle idee. E copre giustamente col vescovo. Ora minaccia la cattura del vescovo, o cambia o va via, o lo difende con la donna, con la queste sono le linee, insomma, principali. Donna E7, in caso di ricattura, si ricattura con la donna con scacco, perché Keres non ha ricatturato subito il vescovo? Perché è un errore strategico posizionale, perché catturando il vescovo si ricattura di cavallo e il bianco ha uno sviluppo al centro e ha un tempo in più e sviluppa un pezzo. Quindi è un cambio che fa perdere un tempo al nero. Quindi il nero non cambia subito. Spera che sia il bianco a cambiare. Infatti gioca la donna, Sonia cambia il vescovo. Ecco, questa è una mossa che può far pensare che Sonia giocasse per la patta, per pattare la partita. Beh, aveva davanti Paul Keres. Qui era possibile anche giocare cavallo C3. O anche cavallo F3. Rientrando in schemi più moderni. Invece lei cambia subito. Vuole semplificare il gioco. Cattura di donna con scacco. Ora, l'unica copertura possibile è con la donna. Perché se copriamo col cavallo parte B2, è una linea di gambetto. Non sembra che esista anche questa linea, però insomma, all'epoca non si conosceva ancora tutta questa teoria. E poi Sonia obiettivamente cercava di cambiare le donne per semplificare la partita. Puntava a pareggiare contro Keres. Ok, ma Keres ovviamente non cambia le donne, sempre per lo stesso motivo di prima. No? Perché se cattura, riprende di cavallo e migliora lo sviluppo del bianco. Keres dice: vuoi cambiare le donne? Cambiale pure, ma sarò io a guadagnare un tempo catturando di cavallo e minacciando un doppio in C2. Quindi mossa molto sottile. Sonia che fa? E3. Ottima, perché difende C4 col vescovo che era attaccato dalla donna. Difende D4, che dopo il cambio delle donne sarebbe stato in presa del cavallo. Adotta il classico schema, struttura pedonale da gambetto di donna, partita di donna. Ok. Keres a questo punto cambia le donne perché in realtà se il bianco adesso catturasse di cavallo, il nero può entrare in B4 e minacciare il doppio. La situazione è diversa. E qui Sonia lo capisce
cattura col re. Incredibile. Sonia sta giocando contro Paul Keres e piazza un re al centro, in apertura. È anche vero che questo re, non essendoci più le donne sulla scacchiera, intanto mi fumo una sigaretta, visto anche che Sonia Graf era una accanita fumatrice e che era tedesca come mia moglie, quindi fumiamoci la sigaretta. Bene. Quando non ci sono più le donne sulla scacchiera, avere il re al centro non è così un dramma. Il re, si avvicina al centro per l'eventuale finale. In più, migliora anche lo sviluppo dei propri pezzi. È un re attivo. È un re molto attivo. E intanto para la minaccia di cavallo B4. E comunque qui è relativamente al sicuro, non essendoci più il vescovo delle case scure. Lui è su casa scura. Interessante quest'idea, no? Perché Sonia aveva questa attitudine posizionale molto naif, proprio intrigante. F5. Keres vuole un po' mettere in difficoltà la Graf perché, vedendo il re al centro, vuole aprire la posizione. Sviluppo di pezzo, cavallo C3, deve sviluppare anche i pezzi, non è che possa solo giocare con il re. Cavallo F6, mossa di sviluppo, e qui Sonia mi stupisce, perché se vuoi giocare per la patta, gioca cavallo F3 o vescovo in D3. E questa casa qui è forte per il nero, bisogna stare attenti, il cavallo la controlla. Ora Sonia sembrerebbe quasi intenzionata a entrare in modalità aggressiva contro Keres. Sonia era capace di questi cambi repentini di stile durante la partita, inizia posizionale, poi improvvisamente tira fuori gli artigli. È un modo di fare a doppio taglio, a volte ti va bene, a volte ti va male. Ok, questa mossa comunque minaccia un doppio, è la cattura di un pedone, qui Keres non può arroccare e deve piazzare il re, presumibilmente qui, in D8. Infatti la gioca, para la minaccia, e qui al posto di sviluppare un pezzo Sonia gioca F3, perché toglie queste due case a questo forte cavallo. Come potete vedere Sonia aveva delle doti posizionali che per l'epoca e poi ancora per essere una femmina erano molto molto interessanti, no? Come ha questa propensione al controllo delle case, insomma, strategicamente aveva idee brillanti, anticonformiste, niente da dire. Sicuramente la sua pecca maggiore era quella della continuità, era quella poi del controllo fino alla fine della partita di queste sue posizioni, perché lei anche nella sfida con Veramente, che è andata in vantaggio in molte partite, e spesso andava in vantaggio con chiunque, solo che poi si perdeva, perché lei era proprio così. Genio e sregolatezza. Genio e sregolatezza. Allora, Paul Keres ovviamente non può permettersi di lasciare lì un cavallo per troppo tempo, dice: vedi di portarlo nella stalla. Il cavallo torna in C3, F4, Keres. Giocatore molto brillante, tattico. Uno potrebbe dirmi: ma può catturare il pedone? No, perché si rifà
questo su di 4. Quindi è un finto sacrificio. Andiamo avanti. Sonia sviluppa un cavallo, ottiene sia di 4 e minaccia a questo punto F4. Ora il nero deve catturare ed esporre il re. Attenzione. Il re del bianco viene attirato in campo aperto. Qui potrebbero esserci dei problemi a lungo termine. Se il nero riuscisse ad aprire la posizione, questo re comincerebbe ad avere dei problemi. Infatti Kersh non se lo fa dire due volte. Apre la posizione di 5, perché vuole aprire la diagonale al vescovo e la colonna per il torrone per Nigotti. Sonia non si scompone. Toglie il cavallo, fa giocare il vescovo in difesa sul pedone C4. Attiva il cavallo. Il cavallo comunque controlla E4, ancora il vescovo controlla C4, il re può unire all'occorrenza anche in F2 e poi mettere i torroni sulla E, sulla D e sulla E. E qui Kersh, come potete vedere, butta subito il torrone per Nigotti lì in faccia al re. L'idea è quella di riuscire a spingere E5, aprire tutto quello che si può aprire davanti al re. Un re che per l'epoca, insomma, era abbastanza funzionale, no? Perché stava per scoppiare la guerra, insomma, un re che non ha paura di andare al fronte a prendersi qualche mitragliata, in pieno stile guerresco. Sonia piazza il torrone sulla D, perché dopo il cambio ovviamente questo pedone diventa debole. Sta molto attenti. Sviluppa il vescovo, Kersh, anche Sonia sviluppa il vescovo. Ecco, qui arrivate ai 5. Ora la minaccia è di catturare il pedone con scacco doppio. Scacco il torrone, non può ricatturare di re perché il pedone è difeso dal cavallo. Si rischia di perdere un pedone qua. Bisogna stare molto attenti. Cosa fa Sonia? Scappa in F2. Preferisce togliersi dalla colonna aperta dove c'è il torrone. Preferisce rischiare di perdere un pedone che avere il re esposto. Adesso lo riporta in F2. Ora qui un'eventuale cattura potrebbe anche seguire una cattura di questo pedone. Obiettivamente sembra il bianco non perdere materiale. Kersh intanto prende il pedone in C4. Qui Sonia potrebbe ricatturare, ma il problema è che D4 cade. Col cavallo anche. Qui si potrebbe spingere molestando il cavallo e poi mangiando in C4 oppure cambiare. Stare fermi non conviene, perché ora qui si aprono le linee. Nero sta molto bene qua, insomma, bene, sta gioco pari secondo il motore. Però. Sonia cattura, apre la posizione nonostante il re un po' esposto. È coraggiosa come ragazza. Beh, vorrei ben vedere. Insomma, una ragazza che non ha avuto paura di criticare il regime, insomma, nazionalsocialista, una che se ne fregava un po', no, delle istituzioni, lei dice: io che me frega, io viaggio per l'Europa, voi fate un po' quello che volete. Non era molto simpatica, insomma, ma non è che gli avessero poi ritirato il passaporto o che l'avessero imprigionata, lei era libera cittadina del Reich, però
viaggiava tranquilla, si faceva gli affari suoi. Ok. Cattura. H3, mossa profilattica, perché l'idea è quella di fare F4. F4 subito non andava bene perché concedeva questa mostruosa casa in G4. Quindi Sonia ha nel suo bagaglio ottime conoscenze strategico-posizionali. È stata allieva di Tarrasch, ricordatevelo bene. Cioè, non è stata allieva di Peppino Meccanico, è stata allieva di Siegbert Tarrasch, ovvero il padre padrone degli scacchi tedeschi, il padre padrone dei dogmi degli scacchi. Lui che si considerava al di sopra del campione del mondo perché lui era gli scacchi, non aveva bisogno di diventare campione del mondo, era molto, insomma, presuntuoso. Qui Kersh toglie il re dall'inchiodatura per poter poi far giocare il vescovo, si poteva giocare anche B5 tranquillamente. Però, visto che il pedone è difeso dal cavallo, il problema è che il cavallo verrà scacciato. Vediamo. Sonia gioca una mossa interessantissima, non gioca subito F4, mette un torre per Pernigotti al centro per creare pressione sul pedone, per magari provare a giocare sul traversino. Con l'idea di raddoppiare. Molto, molto dinamica questa mossa. Qui Kersh dice: beh, io intanto creo un muro di granito, questi pedoni non me li tocco. E mi tengo il pedoncino in più. E vado in leggero vantaggio. Ok. Sonia ovviamente va avanti, dinamica, guadagna un tempo sul cavallo. Però il cavallo andando in C6 fa perdere un tempo al torrone Pernigotti. Adesso uno potrebbe dire: allora lo sviluppo in D4 non è stato, insomma, il massimo della felicità. Infatti il motore comincia già a dare un buon vantaggio, discreto vantaggio per il nero, giocabile, ma insomma il nero comincia ad avere un pedone in più e attività. Ritira il torrone in D2. Comunque l'idea di raddoppiare ce l'ha sempre. Bisogna stare attenti sull'ala di ritorno, perché insomma qui Kersh può tirare o una tempesta pedonale o entrare col cavallo, perché qui in D3 c'è una debolezza, questa è una casa debole per il bianco, perché non ci sono più pedoni che possono controllare questa casa, quindi questa debolezza molto forte. Il nero ha questa debolezza, casa debole. Ecco. Kersh si prepara ad aggiustare i pezzi per tirare tutto addosso sulla tira. Migliora il vescovo. Lo piazza su una diagonale più attiva. Anche perché qua picchiava sul cemento. Infatti Kersh, ora che non c'è più il vescovo, questa casa qui è una voragine. Questa è una voragine. E qui Sonia purtroppo fa un errore. Questo è un errore perché? Perché ora ti becchi lo scacco. Il re non può andare in E3 o in G3 perché qui insomma cominciano ad entrare. Entrare di cavallo, scacchi, il re non ha molte case, può cadere F4 in qualsiasi momento. Qui Kersh, secondo me, se gioca subito lo scacco va in vantaggio netto. Adesso, qui c'è la valutazione del motore, ma io non ho la linea del motore. Io adesso le analisi le faccio io con la mia testa, c'è solo la valutazione, no? Però a intuito capite bene che ci sono troppe debolezze. Questa mossa di cavallo è presuntuosa. Va
Forse era meglio continuare cambiando un torrone. Il problema è lo scacco. Il do, c'è anche il problema di un doppio. Qua non saprei cosa scegliere per il bianco al posto di questa mossa. Non sta bene il bianco. Non ci sono grossi piani, mandare via cavallo è inutile, perché tanto lo scacco arriva lo stesso. Forse il vescovo dovrà rimanere qui. Comunque, perso per perso, sogniamo. Prova sta giocata. Qui Keresh, invece di dar subito scacco, migliora il torrone per Nigotti. Secondo me Keres avrà detto, sono in vantaggio, perché Keres immagino sapesse di essere in vantaggio, ma detto, però me la voglio prendere con calma, me la voglio arrostire a fuoco lento, perché poi siccome è una ragazza, probabilmente alla lunga farà ancora degli sbagli e io ne approfitterò. Però qui Sonia gioca a cavallo C5, bella, attiva, una mossa che consiglio a chi si trova in posizione passiva. Quando vi trovate in una posizione piena di debolezze, voi dovete assolutamente dare dinamicità ai pezzi. Per avere un controgioco completo e stare fermi a tamponare, no? Come quando si apre una falla sulla nave, voi ci mettete un asciugamano, poi dall'altra parte se ne apre un'altra, mettete un altro asciugamano, insomma, non serve a niente. E piuttosto di tappare le falle, costruite una scialuppa di salvataggio e poi ve ne andate. Quindi, mossa attiva, insomma, vuol cambiare questo vescovo qui, che potrebbe diventare minaccioso, attiva un po' i pezzi, attiva i pezzi. Infatti, Keres non vuole farsi cambiare questo forte vescovo. Mette in F5 a controllare la debolezza. Bella G4, tutto per tutto. Qui adesso Sonia gioca energica. Sonia era una femmina, ma aveva due, insomma, era caratterialmente, insomma, era molto forte, eh. Non si mi faceva mettere i piedi in testa da nessuno, neanche dal padre che era manesco. Suo padre voleva che la figlia rimanesse abbastanza, insomma, tradizionalista, fosse, diventasse madre di famiglia, potesse essere, insomma, una donna di casa, una perfetta donna germanica, tutta casa e treccioline, birra, insomma, fare un po' così, come le classiche tedesche, però no. Lei era invece un animo ribelle. Scacco, finalmente arriva, però cambio, prende col vescovo. Sonia potrebbe sopravvivere, eh? Potrebbe sopravvivere in questa posizione. G5, attiva, molto, guardate come dà fastidio. Non ha paura riverenziali, non si è abbottonata, non si è messa il cappottino, o sta per arrivare l'inverno, adesso mi devo, sta per arrivare la guerra, devo prendere un elmetto, non so, no, non gli fregava niente. E qui Keres, infastidito dalla tracotanza della Graf, gioca obiettivamente una porcata, perché obiettivamente il cavallo D7 era molto più forte per andare in C5. Qui è stato un peccato di presunzione, no? Forse non lo so. Qui Keres, che secondo me non giocava al 100% concentrato, no? Diceva, ma sì, giochiamo con una donna, prima o poi sbaglia, prima o poi qui, prima o poi là.
me la gioco come voglio, ma questo qui è un errore tattico, perché è vero che dà scacco, ma dopo il cambio cambia col vescovo e poi comunque è sempre nell'aria lo scacco in G4, allontana il torrone per Nigotti e il bianco rischia di infilare un torrone in settima. Piace sta cosa qua. Cambia, cambia, qui potrebbe dare già scacco volendo, può giocare il torrone a inchiodare, qui c'è una torre sospesa, diciamo che sono due i piani, vediamo quale gioca Sonia, ok, quello del torrone, perché questo vescovo non può cambiare, perché sennò parte il torrone con scacco. Ora Sonia ha due attacchi contro una difesa. Se mettesse il secondo torrone, a questo punto qui Sonia può raddoppiare i torroni e dopo minacciare di inchiodare questo torrone, addirittura lo può anche minacciare subito di inchiodare il torrone. Ecco perché questa variante è sbagliata per il nero. Kersh gioca vescovo in G6, deve difendere il torrone, poi Sonia può dare scacco, ovviamente, infatti da scacco. Kersh si toglie dallo scacco e qui può cambiare il torrone oppure raddoppiare il torrone. E un po' raddoppiando i torroni cosa può succedere? Può spingere. È un po' questa? È da gioco pari. Cambio, cambio, non è molto efficace. Questa? Questa è forte. Questo è forte perché comunque vincola l'alfiere a spostarsi al vescovo lì. E dopo il cambio, comunque entra il torrone qui, insomma. Finale. Ma anche cambiando, eh. Secondo me qui si cambia, si prende. Torrone attacca vescovo, il vescovo si deve togliere e una volta che si toglie il vescovo, il torrone può andare a mangiarsi questi due pedoni perché il bianco ha un pedone in meno, però il nero ne ha uno doppiato. La maggioranza del nero è più lenta della maggioranza del bianco perché se partono questi due pedoni, il pedone qui è già in quinta. Può andare in sesta, qui invece è molto più lento il piano per portare un pedone a promozione. Quindi cambio del torrone, prende. Guadagna un tempo, attacca il vescovo. Vescovo ci sei, ora qui il bianco può tranquillamente, secondo me, giocare il torrone qua in G8. Un po' perché a questo punto Keres si è accorto di stare peggio e che cosa fa? Propone patta alla Sonia Graf e Sonia accetta immediatamente. Ora, la questione psicologica, il giocatore più forte ti offre la patta perché sa di stare in posizione peggiore. Voi chiaramente, mettetevi nei panni di Sonia. State giocando contro Carlsen e lui a un certo punto vi offre la patta perché sente puzza di bruciato. Voi cosa fate? Rischiate di fare 20 cappelle, di perdere la partita più avanti, non capendo come sfruttare il vantaggio o
o accettate subito la patta, accettate subito la patta. Perché poi fa curriculum, fa palmarès, una bella patta, poi con Paul Keres, poi era una ragazza, quindi insomma, pattare con Keres portava curriculum e anche notorietà e pubblicità, chiaramente. Però qui uno come Carsen col bianco qui ti trita vivo, perché io credo, adesso proviamo a vedere, che questa possa essere abbastanza forte. Anche se il motore dice che è pareggiato, c'è qualcosa di più forte, forse addirittura un po' F5. Gioco pari. Cos'è che qui il bianco può giocare per forzare la posizione? Questa quindi c'è un gioco pari. Ora questi peduni sono deboli. Mi verrebbe voglia di attaccarli, ma come? Questo? No, almeno questo. Comunque capite che non è facile sfruttare questo vantaggio, sicuramente c'è del vantaggio. Come sfruttare questo centralizzando il re? Sembra un po' assurdo, non lo so. Invece al motore piace. Forse il piano del motore è quello di portare il re a protezione qui delle spinte e poi dopo rifarsi col torrone. Bianco sicuramente questo finale non può perdere, anche col pedone in meno, però lo può vincere, obiettivamente insomma ci vuole Carsen per vincere questo finale. Comunque sogna ottima patta contro Keres. Sogna, dopo questa partita giocherà molti tornei, comunque in giro per l'Europa, soprattutto in Cecoslovacchia, Olanda, Austria, Inghilterra. E poi andrà a Buenos Aires per le Olimpiadi, scoppierà la guerra, poi andrà a vivere negli Stati Uniti, in California, si sposerà. E comunque, poi dopo diventerà una donna di casa come suo padre voleva. E uno può dire: beh, peccati di gioventù, cioè da giovane ribelle, non accetta i dogmi della famiglia, i dogmi di una nazione che era antimodernista, antiprogressista, insomma, voleva un mondo più tradizionalista, no? Cercava di infondere nel popolo tedesco una certa identità. Oggi ne vediamo di tutti i colori, no? Uno può dire, vabbè, insomma, parlare e dire delle donne che giocano a scacchi, no? È da persone grette, però ricordo che comunque Bobby Fischer negli anni 60, in piena emancipazione femminile, in piena rivoluzione femminista, insomma, disse che le donne a scacchi non dovrebbero giocare. Che non è il loro gioco. Lui era un misogino, ok? Oggi sarebbe bollato, sarebbe censurato sui social, gli chiuderebbero gli account. Ma lui ha detto semplicemente quello che pensava. Le donne possono giocare a scacchi, però arrivare a livello top mondiale contro i migliori maschi, la stessa Judit Polgar, arrivata nei primi 10, ma dopo che ha avuto un figlio, ha dovuto cedere, perché a livello biologico siamo diversi. Le donne hanno un ciclo
biologico diverso. E loro hanno questa cosa qui, perché poi incide anche sull'aspetto emotivo, sull'aspetto caratteriale, sull'aspetto anche dell'umore. Quindi la donna è molto più volubile, gli scacchi non hanno pietà, gli scacchi sono un gioco che non possono, non ti concedono delle pause. Ah, oggi ho mal di testa, oggi ho le mie cose, non va bene, cioè, oppure appena fai un figlio e devi pensare al figlio, non hai tempo per gli scacchi, per i figli, per tutto. Donne sono svantaggiate da questo punto di vista. Devono fare scelte di vita un po' particolare. E comunque il politicamente corretto oggi ti impedisce di dire che le donne non possono giocare a scacchi, cioè, o che non arriveranno mai a livello dei campioni del mondo. Personalmente dico che ci sono dei fattori da non tralasciare, fattori proprio di natura biologica che secondo me incidono. Incidono a livelli infatti, insomma, oggi si crede che tutto sia possibile. Che le femmine possono fare i maschi possono fare le femmine, che i maschi possono anche loro, no? Subire questa cosa biologica, no? Del ciclo, avere figli, rimanere incinti. Cioè, insomma. Obiettivamente stiamo andando un po' in un mondo un po' troppo freaks. E ovviamente si sta esagerando. Io sono tendenzialmente anticonformista, ma su alcune cose, sui principi naturali della natura, insomma, bisogna cercare di rispettare. Non si può, insomma, contraddire la natura solo perché non ci piace. La natura umana è balorda perché può essere una natura benevola o malevola, siamo in grado di procurare del bene e del male. Poi il male fa schifo a tutti, chiaramente, le guerre non piacciono a nessuno, però si fanno e sono sempre fatte. È insito nell'essere umano quella del litigio, quella del portare sempre a casa dei risultati, tirare l'acqua al proprio mulino, questa competizione. Non la puoi smorzare col politicamente corretto, c'è, può non piacere, però è la natura, non puoi sovvertire. È come se uno a un certo punto dice: ma a me la forza di gravità non mi piace. Aboliamo la forza di gravità, dobbiamo tutti poter galleggiare nell'aria. Capito, ma ci sono leggi naturali che sono quelle. Poi ci sono tante altre cose, insomma, che possono sicuramente migliorare. Per il bene di tutti, però non esagerare, secondo me. Prossimi video. Allora, martedì ci sarà tattica, di nuovo esercizi, magari qualche finale. Mercoledì aperture. A grande richiesta, il gambetto Evans. Mi hanno chiesto il gambetto Evans e tratterò questo gambetto Evans. E poi tratterò anche il gambetto di Belgrado che mi piace molto. E poi il venerdì, puntata Jolly, parlerò ancora di Della Benini, scacchista italiana, la più forte scacchista italiana di tutti i tempi, e di Lisa Lane, personaggio un po' strano, insomma, classico personaggio americanizzato, un po' così messo dai mass media come insomma un fenomeno per fare business, non che fosse in assoluto una scacchista fenomenale, ha fatto solo una patta contro Nona Gaprindashvili, però obiettivamente insomma all'epoca erano forse nelle prime 20 giocatrici del mondo femmine. Però negli Stati Uniti faceva notizia, tirava business, era amica di Bobby Fischer. Ha avuto una sua storia che poi racconterò. Ok, con questo è tutto.
Spero di aver accontentato anche il pubblico femminile. Facciamo vedere anche qualcosa, insomma, qualche partita delle ragazze. Fa sempre piacere, no? Poi non ve la prendete se obiettivamente le donne sono ancora considerate un gradino sotto i maschi a scacchi. Ma chi se ne frega, cioè alla fine se volete giocare a scacchi, giocate a scacchi. Volete puntare a diventare campionesse del mondo? Assolute, provateci. Però ci sono degli impedimenti strutturali, biologici, con quelli ci dovete fare i conti. O rinunciate alla maternità, rinunciate a certe cose, boh, e vi dedicate solo ed esclusivamente agli scacchi. Oppure sarà molto difficile. Potete emergere nei tornei femminili, però. I maschi hanno ancora questo vantaggio. Hanno ancora questo vantaggio. Magari tra 200 anni non sarà così. Vedremo ai posteri largo la sentenza. Ora, un saluto a tutti. Ciao e arrivederci.